simpatica questa cosa del Natale del conservatore. Allora lo so, però hai visto che sei arrivata anche tu alla fine. Ha detto bene però. Racconti un po'. Cosa ti devo raccontare? Sei qua, cosa stai raccontando tu di bello? No, cose terribili, tipo i presepi, il Natale solidale. Mi piace il Natale. Ti piace? Piace. Oh, non l'avrei mai detto, brava. Mi piace puoi anche sempre tesserarti, puoi sempre tesserarti. Vabbè, magari mi passa un po' lungo. No, vabbè, però si comincia dalle tradizioni, poi ci si arriva lentamente. L'Unione Europea aveva detto cerchiamo di... E invece tu sei qua con noi, hai visto? Grande, grande. Sei la migliore, l'ho sempre detto io. Immagino. Senta, ma il fatto che avete messo proprio la parola conservatore sta un po' cambiando il partito, nel senso lasciando un po' di più sovranismo, prendendo una la destra è sempre stata conservatrice, tanto più quella italiana, tanto più quella guida di Giorgia Meloni, tanto più quella europea, sempre guida di Giorgia Meloni. Avete scoperto l'acqua calda a Natale? Bravi! Bravi! Il fatto che non siete andati in Polonia al giardino delle estreme destre, eccetera, tutti insieme del cambiamento, è sempre a farlo così. Noi abbiamo un gruppo CSR, è un gruppo che proprio solo voi riuscireste ad avvicinare al concetto di estrema destra. Però ci riuscite. Ah, non siamo andati. Che dove dobbiamo andare? Noi dobbiamo stare nel gruppo delle CR, che è il gruppo da sempre dei conservatori. E boh. Ho capito, ma allora, senti. Manifestazione che c'è stata in Polonia, sì. Perché non gliel'hai chiesta a Conte? Sai che lui è capace a fare i governi con l'estrema destra, poi con l'estrema sinistra, poi il concetto con tutti, perché devi chiedere a noi che siamo gli unici coerenti in questo contesto del panorama italiano. Certo, noi stiamo nel gruppo dei conservatori, stiamo hic manebimus optime. Avete una parolaccia conservatore? Lo spero. Ah, perché sei qua, comunque anche tu, un po' di spirito conservatore, se ti piacciono i presenti ce l'hai. Mi piace molto. Bravo, ma lo sapevo. Però meno male, dai. Senta, culinare. Come andrà a finire? Avete qualche idea? No. Aspetta, la meraviglia si è aperta anche al presidenzialismo, cosa resta? Usando un po' di danni soggetti, se non scusami, fammi capire, cioè la destra italiana ieri ha sposato sul presidente Ucraina dei Giorgetti o non è nel DNA della destra italiana sempre così? Quindi benissimo che Giorgetti abbia sposato le idee della destra italiana. Che ti vorresti come presidente? È la nostra ambizione. Noi potremmo dei candidati, noi vogliamo, abbiamo un identity, un presidente che sia arbitro per davvero, che non giochi in partito, un presidente che garantisca l'unità nazionale, un presidente anche che garantisca la sovranità nazionale, a volte da, come dire, attacchi europei. E la Meloni riuscirà a fare il leader presidente. No, della Repubblica non ancora, però magari il presidente del Consiglio, no, l'Economist l'ha incoronata. Evidentemente l'Economist non guarda per sapere, no. Quindi ha incoronato Giorgia Meloni, per nostra fortuna anche buona parte degli italiani incoronano Giorgia Meloni, e credo che come sempre nel centro-destra la partita sia aperta perché la determinano gli altri elettori. Non facciamo le cose prima a tavolino. C'è una pregiudizia per secondo lei nei confronti della Meloni? C'è una pregiudizia? Sì, nel senso c'è un pregiudizio. Scusi, sì, ha ragione. No, cioè, io non ho ma non si preoccupa, è che dobbiamo fare, dai. Dico, cioè, e comunque c'è un pregiudizio nei confronti della Meloni come di Piazza Pulita, dici? No, in generale, al di là di noi. No, il primo partito italiano c'è un pregiudizio. Cresce sugli altri. Tra poco, alle ore 17 in aria. La ringrazio, la lascio subito. Buona giornata. Ciao.